Ciao ragazze, buongiorno. Allora, oggi andremo a realizzare insieme l'altro orecchino. Questo qui. Questo è un modulo che ho fatto nel 2014, cioè la base sotto, e infatti è il mio secondo tutorial, però non parlato. Siccome ho Come vi avevo già detto, voglio rimettere le mani su vecchi progetti, su vecchi tutorial. Oggi ho preso lui, quindi l'ho rielaborato e questo è il risultato finale che io trovo strepitoso, bellissimo. Allora ci servono le lentil, ragazze, per forza le lentil. Io le utilizzo proprio perché sono delle perline semplici, non hanno un costo elevato. E queste sono, dunque, sono da 6 mm e sono le pastel dark green, che poi ho intenzione di creare anche altre cosine con queste lentil. Io le mi ci trovo bene, mi piacciono. Non è una perlina costosa, è una perlina abbastanza vecchiotta, diciamo che non so se prima o dopo le Super 2, insomma, forse poco dopo le Super 2 è uscita anche questo tipologia di perline e a me piacciono tantissimo. Quindi lentil, poi due colorazioni di Super 2. Abbiamo le pastel petrol, eccole qui, queste sono le pastel petrol. No, emerald, scusate, non petrol, emerald. Sì, infatti sono le emerald e le pastel light green, che sono meravigliose. Io queste veramente le adoro. Dunque, poi ci occorrono per ogni orecchino, ragazze, 6 bicono da 6 mm. Questi sono, dunque, sono andata a controllare sulla fattura e sono gli Scarabeus Green, non i Paradise Shine, come erroneamente ho detto. E niente, quindi per ogni orecchino 6 bicono da 6 mm. Questi sono bellissimi, ragazze. Poi passiamo alle Rocaille, Rocaille Toho 11, 15 e 80. Però penso che si possano realizzare benissimo anche con le Rocaille Miyuki. Il filo è sempre il mio Fireline Smoke da 0,15 mm. L'ago è un ago 10 della Pony misura 10. Mi sono preparata tutte le perline, ragazze, le Super Duo, il Bicono, le Lentil, le Rocaille 11, 15 e 8, anche la Monachella e l'anellino. Bene, ragazze. Come primo passaggio dobbiamo inserire sul nostro ago dunque una Rocaille 110, una Lentil, una 110 bene, una Lentil e facciamo questo lavoro fino ad aver inserito tutte le nostre 6 Lentil sul nostro filo. Una volta che abbiamo inserito le 6 Lentil e le 6 Rocaille 110, portiamo il tutto alla fine del filo, rientriamo in tutte le nostre perline, quindi andiamo a chiudere a cerchio. Io fermo con un paio di nodini e poi mi faccio anche un giro a vuoto per rinforzare la lavorazione. Ho fatto il mio giro a vuoto, ragazze, e come vedete sto uscendo dal foro basso di questa lentil, devo risalire nel foro alto. Il prossimo passaggio, ragazze, è questo. Dobbiamo inserire sul nostro ago 3 Super Duo. Dunque, la prima Super Duo della prima colorazione, la seconda della seconda colorazione e la terza della prima colorazione. Io faccio in questo modo, poi ovviamente voi realizzateli nei colori che più vi piacciono. Ecco, quindi esco dal foro alto della lentil, mi inserisco nel foro alto successivo, tiro e posiziono le mie Super Duo. Fino alla fine del giro, ragazze, dobbiamo inserire questa sequenza. Bene, ragazze, ho inserito tutte le mie Super Duo, dopodiché facciamo un giro a vuoto tra tutte le nostre Super Duo in modo da rinforzare la lavorazione. Ora che abbiamo fatto il giro di rinforzo, ragazze, come vedete sto uscendo da un foro basso di una Super Duo, giro il lavoro per comodità e mi inserisco nel foro alto.
della stessa Super Duo in questo modo. Adesso, ragazze, prendiamo una Rocail 110 e ci inseriamo nel foro alto della Super Duo successiva. In questo modo. Adesso andiamo a prendere le Super Duo della seconda colorazione, però controlliamo sempre prima i fori per evitare spiacevoli sorprese, insomma. Quindi una Super Duo e mi inserisco nella Super Duo. E vado quindi a prendere la mia seconda Super Duo. Ok, mi inserisco nel foro alto della Super Duo successiva e nello spazio andiamo ad inserire sempre una Rocaille 110 in questo modo. Quindi ragazze, facciamo questo lavoro fino alla fine del giro. Eccomi qua ragazze, ho finito il mio giro e adesso, come vedete, sono rientrata in questa Super Duo. Entro nel foro basso di questa Super Duo, giro il lavoro per comodità e entro nel foro alto in questo modo. Allora, in questi spazi, ragazze, dobbiamo inserire i nostri bicono e io, visto che i miei bicono sono fatti in questo modo, cioè da una parte sono diciamo trasparenti e dall'altra c'è la finitura. Li monto in questo modo, cioè praticamente aspettate, vi faccio vedere. Allora, il primo lo metto in questo modo, poi in questo spazio vado ad inserire due Super Duo della prima colorazione, controllo sempre i fori. Aspettate, sono qua, controllo sempre i fori per evitare spiacevoli sorprese, quindi due Super Duo della prima colorazione. E poi inserisco un altro bicono. Vedete, io in questo modo li vado ad inserire. Ecco, quindi abbiamo faccia a faccia. Sì, lo so, sono strana, ragazzi, però l'ho fatto lo stesso modo sul primo orecchino. Voglio fare la stessa identica cosa anche qui. Ok, perfetto. Quindi ragazze, adesso continuo ad inserire la coppia di Super Duo della prima colorazione in questo modo. Oddio, scusate. Arrivo. Eccomi. Ok, in questo modo. E poi continuo ad inserire i miei bicono. Devo dire che questi bicono sono spettacolari, sono bellissimi ragazze, non pensavo, ma veramente belli. Già il Rivoli Scarabeus Green bello, mi piace tantissimo. E ne ho, mi sembra, due di là, sì. Poi un giorno vi faccio vedere tutti i miei Rivoli. Quindi ragazze, adesso io continuo ad inserire le mie coppie di Super Duo alternate, come vedete, ai picono. Ci vediamo alla fine del giro. Ho inserito tutte le mie Super Duo alternate ai miei picono. Adesso, ragazze, passo, sto uscendo da questo foro alto di Super Duo, passo il picono in questo modo e ora vado a prendere una 80, una 110 e praticamente mi collego al foro alto della Super Duo. Aspettate, così. Poi qui vado ad inserire una Super Duo della seconda colorazione in questo modo e di nuovo una 11, una 8 in questo modo. Entro ed esco dal mio bicono, prendo una 8, una 11 e mi inserisco nel foro alto della Super Duo.
vado a posizionare, aspettate, una super duo della seconda colorazione e proseguo in questo modo fino alla fine del giro. Così abbiamo, quando usciamo dal bicono, una 8 e una 11. Come usciamo dalla foro alto di questa super duo, una 11 e una 8. Ecco, in questo modo, una 11 e una 8. Entriamo, usciamo dal bicono e proseguiamo in questo modo fino alla fine del giro. Bene ragazze, ci vediamo tra poco. Sto inserendo le ultime rocaille di questo giro e ragazze, diciamo che siamo quasi alla fine del nostro tutorial. Adesso, facciamo in questo modo. Ripassiamo in queste due rocaille, prendiamo altre due 8-0, no scusate, perdono, altre due 11-0 e ci inseriamo nel foro alto della nostra super duo. Usciamo dal foro alto della super duo, altre due rocaille 11-0 e rientriamo in tutte le nostre rocaille in questo modo. Passiamo il bicono, passiamo anche il bicono e prima di continuare ad inserire le nostre 11-0 andiamo a decorare con le 15. Quindi ragazze, uscite dal bicono, prendiamo sul nostro ago 9 rocaille 15-0. Allora, quindi 9 rocaille 15-0 e ci dobbiamo inserire nel foro basso, questo dove ci sono anche le nostre 11-0, vedete qui. Ops. Ok, qui. Tiriamo e sistemiamo le nostre 15. Uscite dal foro basso della nostra lentil, andiamo a prendere ancora 9 rocaille 15-0 e risaliamo nel nostro bicono in questo modo. Tiriamo e andiamo avanti. Quindi passiamo attraverso la 8 e la 11 e andiamo a posizionare altre due 11-0. Così. Facciamo questo lavoro, ragazze, fino alla fine del giro. Andiamo avanti ancora una volta insieme e poi proseguiamo. Uscite dal foro alto di questa super duo, 2 11-0 e ci inseriamo, come vedete, in queste due rocaille. Tiro, posiziono. E passo nel bicono, quindi entro ed esco dal mio bicono. E ora andiamo a prendere 9 rocaille 15-0. 9 rocaille 15-0 ed entriamo nel foro basso della nostra lentil. Ecco qua, così. Tiriamo e posizioniamo. Ora per risalire altre 9 rocaille 15-0 e risaliamo nel nostro bicono. Così. Perfetto. Tiriamo e adesso passiamo attraverso le 8, attraverso la rocaille 8-0 e 11-0. E qui andiamo a prendere due rocaille 11-0 e ci colleghiamo al foro alto della nostra super duo e facciamo questo lavoro fino alla fine del giro. Bene ragazze, adesso ci rimane da fare solamente l'ultimo giro. Quindi, come vedete, sto uscendo da questa 11-0, devo andare a prendere una 11, una 8 e una 11 e ci inseriamo poi nelle rocaille successive in questo modo creiamo la
punta sul nostro petalo. Passiamo attraverso il bicono in questo modo e poi risaliamo nelle rocaille successive e andiamo a fare la stessa identica cosa. Quindi, ragazze, è semplicissimo. Per tutto il giro dobbiamo inserire sulle nostre punte una 11, una 8 e una 11. Bene, così in questo modo ripassiamo poi in tutta la lavorazione e rinforziamo ancora di più. Bene, ragazze. Quindi, ragazze, fino alla fine del giro inseriamo le nostre puntine e poi io continuo a camminare attraverso la mia lavorazione, quindi attraverso le mie super duo per rinforzare ancora di più. Dopodiché taglio il filo e dopo andiamo a montare insieme l'anellino e la monachella. Eccomi qua, allora adesso andiamo a montare l'anellino e poi la monachella. Quindi inserisco l'anellino nella 8-0 in questo modo, inserisco anche la mia monachella e poi chiudo con, oddio, scusate il rumore, con queste altre pinze. Ok, così. Ok, a posto. Quindi gli orecchini sono pronti. Questi sono gli orecchini Paradise. Bene, ragazzi, con questo il tutorial, scusate, tolgo queste pinze, è terminato e devo dire che sono fantastici. Belli, molto molto belli, sia per i colori che ho utilizzato che per questi meravigliosi Swarovski. Poi, ecco, come vi stavo dicendo prima, aspettate, tolgo anche gli aghi sotto. Possiamo mettere anche un paio di meravigliose nappine oppure lasciarli liberi così, insomma. Beh, ma sono contentissima perché sono veramente belli, ragazze, sono spettacolari. Ok. Ciao ragazze!